vous manquez bien du talent, des sentiments un peu plus mûrs, mais vous faites pas l'enchantement. Siamo in compagnia di Raffaele, mancano 100 giorni agli esami, sei ansioso? No, per niente. Raffaele non è ansioso, te l'ho detto prima. Troveremo un ansioso, non vi preoccupate. Andiamo a controllare. È ansioso per questi esami? No. No. Lui è tranquillo, bene. E a te invece gli esami ti spaventano? Parecchio. Hai paura? Sì. Sì? Perché non sei preparato? Voglio solamente l'estate. Sì, sono preoccupatissimo. Ti senti pronta per questi esami? No. 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 Copierai agli esami? No. Mi scusi, signor DJ, lei è pronto per gli esami? No. No. Perfetto, c'è un po' d'ansia per gli esami. Un po'. Ma lo sai che si può copiare? Non è per me. Buongiorno, prof. Allora, questi ragazzi sono preparati per gli esami? Ni. Secondo voi copieranno? Sì, come hanno sempre copiato gli alunni agli esami stati. Speriamo che non debbano aver bisogno di copiare, ma comunque. No, sono bravissimi, si sono esercitati molto nel copiare e quindi riusciranno tutti benissimo. Allora, questi ragazzi sono pronti? Cosa ne pensate? Sono pronti per volare. Devono volare. E voleranno fuori dalle finestre della scuola. E devono volare nel mondo, come dico sempre loro. E noi gli auguriamo il meglio, grazie. Good morning, teacher. Good morning, how are you? So, what about the exams? I hope some of them are going to do a very good impression on the exams. Do you think that they will copy at the exams? I don't know if they copy at the exam, but they never copied with me.